amici, andiamo a vedere una villa da spettacolo. Contateci, oggi Gennaro Giulmini e Daniele Ravagnoli. Una villa che sicuramente ne vale la pena di essere visitata. Li vogliamo parlare piano perché c'è, a fianco ci potrebbero... Ci vivono ancora, okay. Perciò... Bene, eccola qua. Adesso andiamo. Cari amici, scusate il casino. Appoggio allora qua un attimo la borsa e l'ombrello. A un certo punto, veramente, siamo quindi Gennaro Giulmini e Daniele Ravagnoli a vedere questa casa così incredibile. Ti portiamo avanti. Cosa abbiamo trovato? C'è di tutto, è la capsula del tempo, cari amici. C'è tutto. Qua intanto poi, bene, qui una credenza, la credenza con guardate di tutto questo. Di più, biscotti, tutto, c'è di tutto, sì. Ce li sono mangiati ormai, e i soffitti bellissimi, devo dire, veramente decorati, sì. Guardate com'è vecchio il contatore della luce. Siamo noi, cari amici, siamo proprio noi, e qui addirittura abbiamo varie cose, praticamente tutto per bere, per mangiare, contenitori di vetro, bicchieri, l'oliera, no, quello per forse il vino, per la caraffa. Ah, poi di sotto altri contenitori di vetro e di ferro. Benissimo. E qua sotto ancora? E di là, Daniele. Aspetta, perché adesso... Di là c'è la stanza del camino. Andiamo a vedere. Andiamo di qua. Addentriamoci. Allora, cari amici, la stanza del camino. Questa era una signora. C'era di tutto di più. Sì, sì. Qua è proprio... Qui abbiamo anche il giornale. Sì, i giornali antichi. Vediamo se c'è... 1985 ancora. Sì, ma allora già c'è anche roba più vecchia. Comunque tutta roba del secolo scorso. Ma qua cos'è? Qualcuno è stato di recente. Addirittura cosine antiche... Tutto delle cosine lavorate su legno, delle statue lavorate su legno. Anche un collo legno. Un telefono. Io pensavo di non trovarlo il telefono. Delle carte. Possiamo fare una telefonata. Vari quadri. Qua un'intera stanza. Con di tutto di più, leggevano l'intera stanza con i fumetti, le riviste, e un altro mobile, altri mobili, una vera capsula del tempo. C'è il Daniele che ha trovato un po' di cose già. Legge. Il Daniele gli piacciono un sacco i libri. E li burro. Allora anche quest'altra parte della stanza. Adesso
Qui abbiamo di tutto di più. Però se avessero lasciato il cammino, poi mamma mia, che caos. Questo è il cammino. E c'è un lampadario che ormai ha i suoi anni, devo dire. Andrebbe bene per un film. Questo lampadario qua, ormai, veramente, ci sono passati i ragni a viandare sopra e sotto. Sì. Gesù di Nazareth. Ah, l'hanno comprato il televisore, nuovo modello, lo comprarono. Tante riviste. Notate, mi è venuto dietro un filo di Arianna. C'è un po' di polvere qua, ma non tanta. Daniele, c'è qualche polvere con un pochino di ragnolini morti. Infatti. Ma niente di così preoccupante. Sono gli opilionidi, sono degli insetti che quando crescono lasciano il loro corpo sulla ragnatela per far finta di esserci, invece ci stanno da altre parti, loro stanno da altre parti. Questo è il vecchio corpo che cambiano, l'armatura esterna che cambiano, così gli insetti vedono che c'è l'opilionide, questo finto ragno, questo insetto che si chiama opilionide, e va direttamente nella ragnatela perché sbaglia credendo di avere il via libera. Caspiterina, complimenti all'artista. Quadri da spettacolo. Aveva di tutto di più, ma il meglio dobbiamo ancora vederlo, Daniele, di là. Anche nella taverna aveva di tutto di più. Una cosa pazzesca. Qua è difficile pure camminare per le tante cose che ci sono. C'è di tutto. Damigiana, non finire. Una volta, dovete sapere, il vino se lo scolavano, se lo tracannavano a litri, addirittura delle bambole russe, una foto del Papa, libri gialli, ma qua abbiamo di tutto, un vecchio ferro di quelli dei nostri nonni. Sì, dove sono? Abbiamo di tutto di più, addirittura un letto. Abbiamo qui un calendario del 1955 e poi vari calendari. E beh, un po' rimanda sempre alla campagna, alle religioni e anche ad altre situazioni mondane.
Eccole infatti le altre situazioni mondane. Uccelli di rovo, il romanzo che poi fece il film. Siamo qua. La cassaforte. C'erano i soldi, c'erano. L'hanno fatta saltare per aria. Sì, sì. Saltata per aria la cassaforte. L'hanno letteralmente fatta saltare per aria. Evidentemente quel quadro lì è saltato quando hanno fatto saltare per aria la cassaforte. Guarda in alto anche. Lì bellissimo tutto. Poi varie stanzette. Adesso, ma ne vedremo delle belle. Ne vedremo soffitti. Spettacolo, spettacolo proprio. Sincronia. Io sono entrato da una porta e Daniele è entrato dall'altra. Bene. Varie statuine. E sempre noi. Ragazzi, abbiamo trovato questa benedetta villa. Un po' a fatica, però veramente, se guardate le nostre riprese, vedrete che la persona che ci abitava o che ci abitava insieme ai figli, non lo so, erano, come si dice la parola, erano comunque degli artisti, erano sicuramente artisti, sì, però quelli che prendono tutti i giornali, come si chiamano quelle persone? Non mi viene il nome adesso. I collezionisti di tutti i giornali, giornalini, Topolino, riviste TV, giornali normali, cioè abbiamo visto di tutto. In più adesso vediamo anche il pianoforte. È una cosa che io non pensavo lontanamente, ma però è successo e io sono molto contento di essere venuto. Eh sì, per questo siamo venuti qua. Anche la casa, che sia ridotta in questa maniera, sono d'accordo, perché è molto sulla strada, e poi, però se guardate anche i soffitti, veramente sono stupendi, sì, ancora, per quello che rimane. Wow! Sì, sì, quello che rimane. Bello. Poi c'è la tappezzeria. Beh, la prima Bene. Volta in vita mia che io faccio un urbes in questa maniera, non ho mai visto il sì, del più film. Bello che abbiamo mai fatto, una capsula del tempo, mamma mia, in più vedere tutti sti giornalini, sì, sti giornali, giornalini, libri, non libri, cioè chi erano queste persone che degli artisti, erano degli artisti sicuramente, che collezionavano queste cose, collezionavano, ma quanti anni hanno, per quanti anni hanno? Hanno collezionato tutta sta roba per arrivare a tanto. Pazzesco. Perché se poi qualcuno non fosse venuto dentro a rovinare tutto, qui sarebbe stato messo tutto ancora in ordine. Ma purtroppo qualcuno ha visto che le porte sono aperte, ha voluto rivistare, vedere se ci sono dei soldi, e i soldi non ci sono più. I padroni purtroppo sono morti, non sono morti, non lo so. E non ci sono più loro. Purtroppo quello che rimane sono tutti i giornali, giornalini di tutti i generi. Cioè, è una cosa però allucinante. Sì, incredibile, che è pazzesco. Anche giornalini di chiesa. Di chiesa erano e anche mondani. Anche un po' di tutto c'erano. Tutto. La casa è talmente grande che credo che non abitasse da solo. E guarda guardate il pianoforte, ecco, Daniele. Guardate, ma qua il pianoforte. Adesso suoniamo. Allora, ci mettiamo a suonare.
più che c'era in questa casa, il tutto di più, ma soprattutto libri. Se volete, se non lasciate aloni, vi potete sedere e mettervi a battere a macchina da scrivere. Una macchina da scrivere assolutamente modello nuovo, modello recentissimo, una macchina da scrivere innovatissima. Fantastici i quadri, quadri di tutti i tipi. Sì, no, adesso un po'. Per fortuna che mi sono posato io. Mamma mia, è bello. Guardate i soffitti affrescati. Soffitti decorati. Abbiamo trovato pure degli antichi dischi, dischi 33 giri di ogni canzone più bella che ci appartenesse. Qui abbiamo altri calendari del 1966. Milano provincia 1964, sì. 63-64, natante stradale, e le pagine bianche, tutta la rubrica esatto. Telefonica, l'elenco telefonico, sì, l'elenco telefonico sì. Di tutti. Andiamo di sopra, cari amici, salire le scale. Fa sempre bene alla salute. C'è il vetro rotto, che cavolo chiude. Daniele. E il solaio. Sopra. Pazzesco. Siamo ancora più su. E più sopra scopriamo altri libri, altri fumetti, altri libri, altri fumetti, altri libri, altri fumetti. Indovina cosa c'è, Daniele? Arrivo. Daniele, vieni, è una sorpresa. Cosa ci può essere come sorpresa? Libri e fumetti, fumetti, libri, libri, fumetti, fumetti, libri. Libri, fumetti, fumetti, libri. C'è una Madonnina spettacolare con dei fiori di campagna tutt'attorno e oggetti di una volta, vabbè, la torcia mia. Un uccellino come richiamo per gli uccelli e una vecchia radio. Ci abbiamo trovato anche un registratore di quelli che avevamo noi negli anni 70. Daniele, guardate, qua c'è tutto di più. Siamo semplicemente curiosi che guardano un po' qualcosa di incredibile. Il Daniele ha già trovato il treno per il ritorno, ma non per Modena, per il Messico. E vai Daniele, tornerà con un biglietto. Andate e ritorno per il Messico, speriamo. Comunque con un bellissimo treno messicano. Sì. Questo è sicuro. Un quadro a motivo religioso. Gesù che torna sulla terra.
vari quadri, sempre librerie, librerie, librerie. Un praticamente lampadario caduto, Corriere della Sera, addirittura per mangiare bene con solo 7.000 lire. Sì, Daniele. Cos'è quello? Il computer, boh. Fammi capire. Però vedo che dietro c'è... non lo so. Sicuramente più che computer, questo è più vecchio del computer. Cioè, è un laboratorio dati, più che computer. Poi qua c'è... Ancora libri, libri. No, un bel divano e ancora libri, 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 libri. Ah, per addirittura per cardare la lana. Abbiamo trovato addirittura una cosa che sapevo che i nostri nonni lo usavano per cardare la lana. Per cardare la lana. Fallo vedere più in qua. Ok. Cardavano la lana, cioè la usavano proprio per lavorare i tessuti. Questo cofanetto ma vuoto. E quello che sembra la borsa di un dottore. Chissà se era anche il marito un dottore svizzero, eh? Daniele, tutto può essere anche nella vita. Io non la riesco a riconoscere. Ma... La borsa di un dottore con le varie ampolle, con i medicinali che erano allo stato liquido nel 1800. Non c'era il medicinale allo stato solido. Ci sono i cosi, perciò... Incredibile, vediamolo di qua. Le ampolle del medico. Sicuramente può essere che era un medico svizzero, il marito. Abbiamo trovato un coniglio e un altro coniglio, due coniglietti, o forse una lepre qualcosa, due coniglietti che andrebbero bene per un film. In quest'urbex c'è di tutto, veramente di tutto, addirittura qualcosa che più che computer era un elaboratore dati, perché è roba proprio antica, una peretta, e addirittura una borsa che sarebbe più una borsa da medico. Non ci vedete come medico svizzero, cari amici? Come medico svizzero... Ma... Non si sta mai nella vita, faccio il medico svizzero. E quel coso lì... Per guardare la lana, incredibile, i vestiti se li facevano in casa. Ah beh, è probabile. Usavano il cardo dei lanaioli, che da queste parti cresce. Adesso mano a mano andiamo via perché c'è una gran polvere qua. E cosa ne dici allora di questo video? Bene. Racconta un po'. Scusate che c'è troppa polvere adesso. Niente, cosa dici Germini? Che è un posto fantastico, salutiamo lì alla libreria. Va bene, ok. Allora, carissimi, noi adesso finiamo il video perché già vorrei andare via. Siamo messi in un modo che non ne possiamo più. Guardate, oltre a tutta quella roba che c'era, guardate cosa abbiamo trovato. Il violino. Ma io ho trovato anche il violino, cioè suonavano anche il violino, non solo leggevano, prendevano i giornalini eccetera, ma suonavano il pianoforte, ma io suonavano ho il violino. Anche una parte di chitarra rotta. Sì, infatti di là c'è la parte di chitarra rotta, che sarebbe questo pezzo qua.
Cioè, però complimenti ai padroni che suonavano il violino, proprio pazzesco. Suonavano il violino. Allora, Carolucci, fai presto che muovere le gambe. In breve, facciamo così. Facciamo breve. Così. E anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Senza farci trovare, per fortuna. No, mi raccomando, adesso andiamo. Ci vediamo al prossimo Urbes. Sì, chissà, forse video. Quello sulle streghe. Questa volta sì, poi, quindi, cari amici, le streghe, così, ne vedremo delle belle. Intanto abbiamo fatto qualcosa di mega galattico. Ah, questo okay. Veramente è stato... Questo, non ho mai visto un Urbex. No, non sai dove ravvistare, talmente tanta roba c'è. Ok. Non sai cosa far vedere, incredibile. Allora, Gemmini... Come mi alzo qua? Che c'è un casino pazzesco. Guardate. Allora, Gemmini... incredibile, ancora. Daniele. Ci riprendiamo a vicenda. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Questo è veramente che merita. Pazzesco, pazzesco. È un peccato però vedere tutta sta roba buttata via, che sono soldi che ha usato... È incredibile. Che hanno usato i proprietari... E veramente, cosa dire? Cari noi amici, qui vi salutiamo. Sì, vi salutiamo perché... non ce la facciamo più. Sì, non ce la facciamo più anche per la polvere, in effetti. Cioè, meno male che io ho usato i guanti, Lui non l'ha usato. Ma vi dico però. Subito, cari amici, non ho parole. Ci sono delle situazioni in cui non si hanno parole, veramente. No, in questa cosa qui non ho parole perché... È impossibile che nessuno possa avere nel tempo portato via un po' di roba. No, ma dico, si vede che non avevano figli questi poverini qua e nessuno si è interessato di loro. Però qualcuno da portare via tutta sta roba bisogna, perché qui solo che qualcuno ci butti qualcosa, ecco che va tutto a monte questo. Questo prende fuoco ed è tutta carta. Perciò... Noi vi salutiamo qui, oggi è sabato. Allora, speriamo sempre, più che portar via, dovrebbero farci un museo qua, perché è una villa di un artista. Quello sì, quello okay. Sì, perché... Un museo, perché è la villa di un artista, e un artista di gran valore. Ecco. E guardate, incredibile. È tutto messo così, purtroppo... Di tutto di più. Questo è ciò che abbiamo trovato, in ogni dove, in ogni dove. Questi erano sicuramente maestri, secondo me. Ciao Mauri, a presto. Ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti anche stavolta, siamo tutta allegra con bricola. Occorre esserci perché... La vita è un teatro e quindi bisogna tenere aperto il sipario. E qua il sipario... Interessante, bastiano. Incredibile questa casa. Una villa che è piena di sorprese. Sì, Mi vuole salutare con questa? Io mi saluto. Oh. Daniele ha trovato le cose giuste. Ciao cari amici. Casa mia, seppur piccina che tu sia, mi sembri una badia. È realmente incredibile che c'è tutto ciò. I fornelli. Come ai tempi, proprio, e di qua abbiamo tutto ciò che serve alla cucina, con i mobili, con tutto ciò che può occorrere a una cucina. I prezzi ancora in lire, 4.100 lire. Qua qualcosa per... La cucina, tutti i mobili della cucina, addirittura il lavandino. Dai Daniele! Ma non va, non va! Dai, dai, dai!
idraulico. Se non fai l'idraulico, niente urbex. Niente urbex, no, no. Devi far andare l'acqua. Devi sistemare. Altrimenti, niente urbex. Ma esce dell'acqua. Ma non è possibile. No, incredibile. No, esce dell'acqua. No, ma questo è pazzesco. No, no, no. Dimmi, dimmi. Da lì faccio vedere questa piscina. Ma cari amici, miracolosamente era per scherzare che avevamo fatto questo video col Daniele. E invece l'acqua qui sono almeno 50 anni che non usciva. È uscita di nuovo. È uscita di nuovo, sì. Prova a te. Prova a te. 50 anni. E questo? E questa? E questo? Questo è il mattarello. Questo è il mattarello. A chi lo devi dare? Questo è tutta la cucina. Questa è la cucina, guardate. Tigre. Ve lo ricordate? Formaggino tigre. Le ampolle. Guarda. Le ampolle. Qua ci sono tutti dei coltelli per fare ravioli. Ecco, che bello. Per fare ravioli. Sì. Sì. E qua sotto non so cosa c'è. Qua non c'è più niente, mi sa. Occhiali. Beh, pure anche un paio di occhiali abbiamo trovato. Guardate, ma di tutto troviamo. È incredibile. Stato l'urbex pazzesco. Come vanno? Oh, si vede poco, c'è controluce. Ti vanno, ti vanno. Ti vanno? Sì, sì, ti vanno. Ok, ragazzi. E qua il resto della cucina. Ma questo che cos'è? Una cucina, questo qua andava a legna, eh. Questa cucina qua andava questo a legna. Invece, e questo per fare il caffè, il tè, il latte caldo. Sì, infatti. Non si apre però. Ok, ma adesso. Se io dessi una botta al mio amico Gimmini, cosa dite voi? Dai, diamoci una botta. caro Daniele, qua si sta facendo orario per sì, andare via. Qua adesso noi vi salutiamo anche qui sotto. Mi dispiace, non c'è la luce più. La luce purtroppo non funziona. La luce più. Non puoi farla ripararla. Ma ci posso provare, ma non va, non viene giù, non viene non è cosa. Aspetta, qua. Vediamo. Ah, guarda, è partita, è partita. Si è accesa, anche se questa volta c'è il trucco, perché... Però sembra che si sia... Caspiterina, guardate. Sembra che hai acceso la luce, invece c'è il trucco. Guardate qui, comunque una volta pazzesco. Come si usavano... Sì, possiamo fare così, fai così, accendi e spengo la luce e accendi la luce, dai, accendi. Aspetta, però... dovrei... Vabbè, okay. Comunque, insomma, vabbè, tanto il trucco si sa, fa niente. Guardate comunque, guardate mo' come era una volta le luci, altro qua, che adesso. Sì, qua. L'interruttore è antico, ma no, ne avevo trovato uno ancora più antico. Vabbè, amen, Daniele. Ragazzi, noi adesso andiamo via e qui adesso non possiamo fare il giardino perché il giardino non ci vedono e adesso ci vedremo al prossimo video. Un bel video anche delle streghe chi più ne appena metta. Infatti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ecco che usciamo. Io anch'io prendo la mia giacca perché l'abbiamo lasciata qui che tanto non faceva freddo e usciamo. Mettiamo tutta la roba via. Qua c'è una macchina, per cucire, antichissima, della Singer. Della Singer, aspetta un po' che la tiro fuori, aspetta che pazzesco. La tiro fuori. No, pesa tantissimo, Danilo, però è incredibile veramente. Aspetta, dammi un po' qua.
in maniera felice. Un'altra giornata si appresta a finire. 11 maggio 2024.